Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi volevo far vedere le fasi in cui preparo l'orto. Vi spiegherò in brevi passaggi. Adesso quell'orto lì è da un po' di tempo che con la grandinata si è fermato ed è cresciuto un po' d'erba. Allora taglieremo l'erba, la tiriamo via, vanghiamo, livelliamo, concimiamo e poi è pronto per essere piantato. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ora tagliamo l'erba. Aspettate, eh. Ora che abbiamo tagliato l'erba, adesso bisogna raccogliere l'erba. Aspettatemi che prendo il rastrello. Ora raccogliamo l'erba. Per raccogliere l'erba serve questo rastrellino, quello da fogne. Purtroppo mi si è scaricato il defibrillatore, ma intanto qua noi lo lasceremo come sgabello, seduto, tagliato bene. Quella lì gialla la schiuma più durità, e buttiamo via. Ora raccogliamo tutta l'erba, anche di qua, tutti i bordi, venuti, qua, sto togliendo tutti i bordi. Raccogliamo tutta l'erba. Fatemi sapere se volete un video non lunghissimo che vi farà vedere come si fa la passata fatta in casa. Fatemelo sapere nei commenti. Adesso raccogliamo. Ora inizio la seconda fase, la vangatura. Allora, come vedete l'erba è rimasta un po', anche se poi farà bene al terreno perché la rivanghiamo sotto. Ok, allora prendiamo un badile grosso, io ho anche quello piccolo. Ora si fa così, poggiamo il badile con la terra, con la punta, mettiamo qua la gamba e spingiamo giù. La mia è sempre insieme, quindi poi fatemi sapere voi come fate. Ora prendiamo e rivoltiamo. Il terreno non è secco di più perché è da un bel po' di tempo. Ok, nonna. Però poi dopo vi chiederete se lo concimiamo dopo sopra, così tutti quando pianteremo, quando bagneremo il concime si scioglierà e andrà sotto in superficie. Ora mi aspetto un bel pezzo, vi farò sapere dopo quando abbiamo finito. Ciao a tutti ragazzi, oggi adesso abbiamo, dopo aver vangato, inizio la terza fase, il rastrellamento e il livellamento, perché come vedete la terra è tutta dislivellata. Allora adesso con il rastrello, come vedete questo qua in metallo, rivelleremo tutto. Dobbiamo anche, adesso prima diamo un attimo una sistemata da vedere così occhio. Poi dopo con questo, so che non si dovrebbe fare,
sistemiamo, perché come vedete è tutto a onde e non va bene. Tiriamo via l'erba, mi raccomando, perché sennò poi la gramigna può ricrescere, e livelliamo. Ok, come vedete, anche tipo questi sassolini dobbiamo prenderli, magari poi col rastrello qualcuno si dispera, ma vedete la terra è bella, se noi andiamo giù va giù un bel po'. Ok, facciamo il rastrello, vediamo e sistemiamo. Ok, adesso vedete, togliamo l'erba, anche qua sassoli come mi piace. Adesso noi con questa parte, in questa parte teniamo tutto. Vedete, qua c'è una gobba, in mezzo ci sarà il solco. Poi quest'anno ho deciso di limitarlo un po', perché poi avete visto che ho anche l'altro, e quindi in un video lo faccio più piccolo. Poi mio nonno mi ha fornito, poi lui via. Magari un giorno, quando arriveremo a almeno 50 iscritti, vi farò la presentazione con lui, che vi spiegherà come lui faceva l'orto, ha fatto l'orto fino a 10 anni fa. Perché ora inizia la quarta fase, la concimazione. Abbiamo questo concime qua naturale, le palline, che andremo a distribuire sul terreno, perché così poi almeno quando metteremo giù le piantine e semineremo, pianteremo, quando le bagneremo si scioglierà e andrà alle radici. Andiamo un po' a spaglio, a mettere giù un po' una bella bella. Speriamo di farcela, poi lo prenderò nuovo, perché quindi faremo i trattamenti. Abbiamo finito il sacchetto e dopo questa fase ci sarà la fase dei percorsi. A inizio la quinta fase, dove noi sceglieremo dove andare a mettere le pedane per dividere l'orto, per passare e arrivare fino agli ortaggi insieme. Per arrivare agli ortaggi per poterli raccogliere. La prima pedana io direi di metterla qua, che è dove che magari seminerò le insalatine da taglio. Vedete, adesso è fissata, ci passiamo un po' sopra. E la seconda pedana io la metterei qua al paletto. Ok? Bon. Ragazzi, questo video è finito. Un buon continuamento.